Massimo, sto facendo un animale. Visto? Con tre occhi, giusto? Beh, a volte anche. Poi negli anni è arrivato il colore. E il colore si prende sostanzialmente quella che è la forma, un po' come in architettura. Segui l'andamento della forma. Sono animali impostorici, titolo. Però nel corso degli anni alcuni li ho ritrovati veri, cioè alcuni di quelli che avevo immaginato li ho visti veri, ovviamente fatti dalla natura mille volte meglio dell'approssimazione che possiamo fare noi, soprattutto nello sfumare i colori. E poi sono sculture vere e proprie, al di là della scala. Sono sculture senza scala di riferimento. Possono essere enormi. Possono essere enormi. C'è una maestria. Beh, è tanti anni. La cosa più carina è che un giorno ne feci una decina in un ristorante. È passato un bambino e l'ha preso e se l'ha mangiati. Cioè, per fortuna erano senza colore. Ma tu dove stavi quando hai cominciato questa cosa? Io questa cosa qui l'ho cominciata nel 74 a Reggio Calabria. Perché ti sentivi, cioè, di solo e volevi inventare qualcosa? No, c'era la mollica di pane, ho detto, boh, questo è un vero regalo, che ne so, dello spazio. Beh, non sapevo né di farle e né di possedere questa capacità. E l'unica cosa innata veramente che so di me. E Restanì li ha definiti i microchip picassiani. La definizione migliore che hanno dato di me l'ha data un operaio amico di mio papà che mi chiamava Artichetto. Lui non sapeva quasi parlare, però aveva associato la parola arte ad architettura e credo che forse è la migliore definizione che conosco per rappresentare me stesso. Tra l'altro, diciamo, chi lavora nelle eteronomie pessoane, come dire, è molto difficile distinguere, diciamo, l'ambito di definizione. E quest'ambito di definizione viene man mano costruito nel tempo. Insomma, io mi definisco una specie di minatore che ogni tanto trova qualche piccolo gioiello in miniera. Sostanzialmente ci sono maestri che si affiancano materialmente e maestri che ti vai a ricercare. Allora, tra i maestri desiderati per primo metterei la natura come maestra. Poi ho una frequentazione lunghissima con i testi di Leonardo da Vinci, che è stato un mio maestro inconscio, e ovviamente il Borromini. Moretti credo che sia forse il mio vero maestro d'architettura. E Moretti unisce due cose che ho sempre cercato di unire anche nelle mie architetture, la retta e la curva. E l'edificio che sta a Corso Italia, a Milano, io ci passo quasi ogni mattina, irrompe nella scena urbana con uno spigolo, là dove tutti vorrebbero della rendita fondiaria, lui si pone con uno spigolo. Diciamo, questa cosa qui per me è eccezionale, almeno quanto l'angolo del San Carlino del Borromini. E poi ci sono i maestri che invece ti formano anche in ambito universitario. Per primo Eugenio Battisti, poi Franco Purini,
Alessandro Anselmi. Mimmo è uno strano maestro. Da Mimmo ho preso moltissimo e pochissimo allo stesso tempo. Da lui credo di aver acquisito l'idea che ogni opera d'arte è misteriosa. Io gli feci la Fondazione Rotella a Catanzaro, la Casa della Memoria, è la casa dove lui abitò, ma con lui abbiamo passato dei momenti strepitosi con Mimmo Rotella. Credo che a casa mia fece l'unica opera di sovrappittura su corpo e a me ne fece una praticamente come un'opera d'arte, quindi era molto divertente. Ho fatto il critico d'arte con Pierre Restany alla rivista d'Arts per quasi un ventennio. Penso che Alfabeti d'architettura, scritto all'età di una trentina d'anni, abbia costituito per me, come dire, un vero spartiacque. Cioè, lì cercavo di definire, diciamo, i tipi di linguaggi o di grammatiche che possedevano i vari architetti, diciamo, nel corso della storia, soprattutto nel movimento moderno, e per capire se esisteva, come dire, un linguaggio che li potesse unificare. Ebbene, l'immagine gioca un ruolo abbastanza particolare. Non sono un collezionista di immagini, anche se potrebbe apparire, diciamo, dalla mole di immagini che addirittura Mendini mi diceva che ero una specie di marziano nella costruzione delle immagini, ma li cerco, diciamo, semplicemente per avere conferma sul mio itinerario, non è la sommatoria, come dire, di immagini per restituire un'eventuale storia, cioè è che attraverso le immagini voglio scoprire ciò che è stato detto prima o ciò che manca e in un certo qual modo colmare questa specie di lacuna. Infatti, per esempio, Mendini si poneva un problema serio per me, diceva: quando vedo nei tuoi libri alcune immagini non so se appartengono al periodo egiziano o al IV secolo avanti Cristo. E io gli dissi che lavoravo sull'attualizzazione, lavoravo sul presente permanente dell'opera d'arte, che quindi, diciamo, per me non era importante, come dire, l'epoca in cui l'opera d'arte veniva prodotta, perché questo faceva parte di una specie di storicismo. Cioè, ecco, io sono per la storia ma contro lo storicismo. Questo è un atteggiamento che prendo in prestito da Paul Klee. Cioè, lui diceva: quando vai a investigare su qualcosa devi creare un corollario di possibilità. Questo corollario di possibilità ti dà esattamente l'idea, diciamo, di ciò che tu stai producendo. E la sommatoria delle serie si sta delineando sempre più chiara in me, diciamo, è il mio desiderio di esplorare il mondo, cioè un desiderio, come dire, che per fortuna ora è irrefrenabile. È un caso molto particolare di scultura. Anche di queste ne ho fatte molte, sono quasi 300, però lì il mio tentativo è di lavorare sul concetto di estrusione, cioè sono degli estrusi metallici
che non hanno, come, hanno solo un prospetto o due prospetti, ma non hanno profili. Era una messa in discussione della società contemporanea che produce tutto per estrusione, dai cartelloni pubblicitari a delle sagome per le insegne, eccetera, eccetera. E mi piace molto intervenire su questa pratica scultorea. Non so se questa qui è una specie di bulimia di immagini, però io disegno costantemente. È una pratica per me è come respirare, quindi disegno da sempre. Non ricordo, diciamo, il momento in cui ho avuto una penna in mano, una matita in mano. E poi ultimamente disegno quasi sempre con la penna. Non mi piace questa reticenza, diciamo, della matita o quel voler passare sul segno. Cioè, mi piace, diciamo, la penna perché è perentoria, è assoluta, e questo, come dire, in un certo qual modo non garantisce delle correzioni. È un po' come il linguaggio parlato, cioè, come dire, lo puoi correggere però, come dire, parlando ancora, ma non tornando sulle parole. Quindi, diciamo, disegno a penna perché, come dire, è quasi una garanzia per me stesso. E i ritratti è, come dire, la mia voglia di compartecipare con il mondo, cioè tutti i miei contemporanei nel mondo sono quelli che noi riusciamo a vedere da vivi. Possibilmente mi piacerebbe ritrarli tutti, cioè tutti quelli a me compartecipi nella stessa esistenza. Ne ho fatti 1800, all'inizio ho cominciato in un negozio che aveva mio papà, i clienti venivano e sulla carta di pane io avevo pochissimo tempo per fare i ritratti ai clienti, un minuto, due minuti, quindi questo ha aiutato molto a velocizzare la mia grafia. Però nei ritratti, come dire, li faccio quasi sempre di profilo, e poi ho scoperto che un autore come Pavel Florensky ha scritto molto sul profilo del ritratto, perché giustamente nel profilo vede una propensione verso il mondo esterno, cioè una freccia. Il profilo, come dire, taglia il mondo in due, cosa che non fa il ritratto a tre quarti o il ritratto di prospetto. E quindi il profilo mi è congeniale, anche perché si può sviluppare con una singola linea. Ma che bella questa ragazza, piena di fili elettrici. Ecco qua. Tieni. Marcello, ti abbiamo proposto di camminare in una città accumulata su se stessa come Roma, e tu hai scelto questo asse in cui ci sono il Quirinale, Sant'Andrea al Quirinale del Bernini e il tuo amatissimo Borromini. Come mai? Beh, questa è una strada che coagula, come dire, quasi tutti i conflitti che sono avvenuti attorno al 600 con questi due protagonisti. E quindi uno lavorava, diciamo, nell'esplorazione delle forme, e l'altro, come dire, le forme le sconvolgeva. Cioè, vedere affiancato il Sant'Andrea e il San Carlino sostanzialmente sembra una persona che si sveste del proprio abito, e questi abiti, diciamo, svolazzano per la città. L'utopia per me rappresenta, come dire, un po' un antimondo alla Filolao, cioè è l'antimondo, diciamo, che in un certo qual modo giustifica le nostre operazioni
e ti fa capire che, diciamo, senza l'utopia non c'è una forma di progresso. Ma sbaglia chi pensa che l'utopia va vista nel suo sistema totalizzante, cioè l'utopia è in un certo qual modo una scheggia di senso, cioè si produce un'utopia ben consapevole l'utopista che di quell'utopia si realizzerà sì e no l'1%. Le mie architetture, diciamo, partono da un presupposto piuttosto semplice. È sufficiente, come dire, piegare un foglio di carta e all'interno di queste giravolte del foglio, diciamo, è possibile determinare degli spazi architettonici. Quindi è un'architettura di leggerezza, ma molto, diciamo, molto ferrea sotto il profilo compositivo.